Stavamo parlando dei peggiori sul nostro listino. Sai, per me, ahimè, il titolo peggiore del nostro paniere principale. Attualmente i titoli, le azioni stanno perdendo il 4,55, i diritti non parliamone neanche. 0,51 e 35. Vogliamo liquidare subito i due capitoli Saipem ed MPS, così li facciamo una volta per tutti, Enrico? Va bene, ok. Perfetto. Allora, Saipem? Saipem, siamo in un terreno inesplorato. Io ho già consigliato a diversi ascoltatori, diverse persone, di lasciarlo perdere proprio come titolo in questo periodo, a maggior ragione, sotto aumento di capitale. E se proprio si vuole puntare su un energetico, guarderei con attenzione piuttosto a Eni, perché rispetto a Saipem, che rispetto siamo in terreno inesplorato dal punto di vista tecnico, perché in assenza di supporti che possono aiutarci a prendere delle decisioni operative, Eni è praticamente sui minimi storici, minimi che reggono dal 2009, se riesco a vedere bene dal grafico settimanale. E quindi credo che tra le due situazioni, volendo puntare su un rimbalzo dei petroliferi e degli energetici e dei titoli collegati al petrolio, Eni sia sicuramente una scelta migliore, soprattutto per chi vuole rischiare un po' meno. MPS? MPS, situazione delicatissima, dove chi ci ha dato retta fin da inizio gennaio, ma a ben guardare anche prima, molto prima di rimanere, sì, già molto prima, poi a gennaio abbiamo calcato la mano di lasciarlo perdere come titolo, non fare media, che sono cose pericolosissime. Anche qua il titolo purtroppo è in un trend a ribasso fortissimo e non si è formato un supporto degno di nota nell'ultimo mese e mezzo che ci possa tranquillizzare, rasserenare per poter entrare con un buon rapporto rischio-rendimento, per cui sinceramente io consiglio di rimanere fuori da questo titolo e di aspettare, se proprio si vuole comprare, non avere fretta e guardare altri titoli magari in prossimità di supporto. Chiudiamo dunque la questione Saipem ed MPS e adesso, dopo la pausa pubblicitaria, cominceremo con tutti gli altri titoli delle vostre domande. A fra poco. Allora, dritti fino all'una di questa mattina per analisi tecnica delle vostre domande. Come anticipato, abbiamo Enrico Malverti in qualità di specialista e partiamo subito. Buongiorno Emeric, cosa ne pensa l'analista su Banca Generali e Anima? Entrerebbe e a che prezzo? Grazie Mario da Salso Maggiore, che salutiamo. Sì, partiamo quindi da Banca Generali. Come vuoi, Banca Generali. Su un grafico settimanale appena si fa per dire, insomma, in corso di settimana, quindi sì. da poche sedute, ceduto il supporto a 24 euro, quindi pessimo segnale dal punto di vista tecnico. Già il recupero che è stato fatto a dicembre sembrerebbe essere stato un pullback ribassista, quindi un recupero all'interno già di una fase discendente che si è instaurata da giugno del 2015. Da lì il cedimento dei minimi a 24 euro, a 23,80 circa, non ha fatto che rafforzare questa impressione. Per cui attualmente il titolo ha una tendenza al ribasso, eviterei di andare a cercare degli acquisti in ottica di medio periodo. Rimarrei sinceramente alla finestra finché non si vada a formare un supporto di breve termine. Potrebbe essere il minimo di queste sedute, che praticamente coincide con il minimo di gennaio 2015, con l'ulteriore minimo di dicembre 2014, quello più o meno posto proprio in questa mattina, tra l'altro, non è proprio precisissimo, però intorno ai 21,95, 22 euro, tuttavia la tendenza è forse il caso di attendere e valutare nelle prossime sedute come andrà a finire. Prima c'è di un debole supporto a 21,79, quindi poco sotto al minimo che è stato fatto questa settimana. Però entrare pericoloso senza aspettare una fase di stabilizzazione dei prezzi almeno di un paio di sedute mi sembra abbastanza pericoloso. Se lo si fa occorre tenere uno stop loss stretto, mi raccomando, la disciplina, e quindi sotto 21,70 rigorosamente uscire. Ah, grazie che lo ricordi, guarda, non ci stancheremo mai di ricordarlo, mettete sempre gli stop loss e soprattutto rispettateli. Anima?
Anima la vado a recuperare subito. Attualmente il rialzo del 2,21% e siamo a 6,26 per il titolo Anima, più o meno, no, la configurazione è un po' diversa, però qua c'è un bel supporto lampante sui 6 euro, che è già la seconda volta in un mese che tiene, quindi... Quindi qua vale la stessa cosa, si può entrare con un stop loss abbastanza stretto, puntando su un rimbalzo di breve termine, chi vuole rischiare qualcosa, però ricordo che ci stiamo mettendo, nel caso in cui si entri in acquisto, ci stiamo mettendo contro trend. Sì, il trend al momento è al ribasso sul mercato, quindi occorre disciplina, rispettare gli stop loss che quando si entra a rialzo contro trend occorre mettere sotto ad un supporto, e questo è il caso appunto perché abbiamo un supporto a 6 euro, e le quantità comunque, perché anche questo è un aspetto molto importante da citare, a mio modo di vedere andando contro trend devono essere un po' più basse rispetto ai quantitativi che vengono tenuti in una fase di rialzo costante, di rialzo stabile delle borse. Buongiorno a Luca da Chieti in collegamento con noi. Luca, mi sente? Ah, sento benissimo. Buongiorno a lei, dottore. Mi dica, Luca. Senna, a proposito dell'indice, ieri c'è stato un minimo a 17.140 più o meno, mi sembra. Sì. E stamattina qualcuno parlava di Elliott. Sì. E di un supporto a 17.135 come onda 5, e poi da lì, insomma, la tua serie di obiettivi al rialzo. Questo l'esperto lo conferma. Poi c'è domanda, l'esperto lo conferma questo, ecco, poi domanda su due titoli. Io mi trovo su una situazione di Banco Popolare a 8,60, volevo capire se liquidare o se, cioè, se liquidare in caso di un rimbalzo, dove può arrivare l'imbalzo, certo. E poi Popolare di Emilia Romagna a 5, volevo anche qui sapere la situazione, insomma, che cosa fare sul titolo. Grazie mille Luca, alla prossima. Allora, sulla situazione di Elliott, stamattina abbiamo scatenato un po' tutti i nostri telespettatori e non solo, perché c'era un telespettatore che ci mandava i suoi calcoli, la Turi, che è un'esperta di Elliott, mi ha detto no, occhio perché i calcoli non sono proprio precisissimi, avremo domani la Turi in collegamento alle 11.10 che ci darà i suoi, teoricamente sono i livelli di Elliott. Non so se tu capisci di Elliott, Enrico, perché non ce ne sono tanti in Italia. No, io non capisco di Elliott, preferisco cercare di capire delle cose mie che già ne ho abbastanza. Sì. Allora accantoniamo la domanda su Elliott, ne parleremo domani mattina alle 11.10. Parlami invece di Banco Popolare, che so tu sei un esperto invece di Banco Popolare. Sì, io per chiudere il discorso tecnico preferisco utilizzare su ottiche temporali settimanali i classici supporti, resistenze di tipo statico e di tipo dinamico, e quelli credo sono tecniche molto semplici alla portata quasi di tutti che possono aiutare tantissimo, ripeto, soprattutto su orizzonti settimanali, ad individuare le dinamiche del trend ed evitare grossi scivoloni, grosse cantonate, certo, come purtroppo tanti investitori stanno prendendo sui bancari. Andando invece a parlare di Banco Popolare, che vado a recuperare immediatamente. Attualmente siamo a 8,10. Sì, hanno in questo momento sta continuando a perdere, lo hanno in portafoglio tantissimi investitori. Dopo MPS, diciamo che la maggior parte delle domande che mi arrivano sono proprio su Banco Popolare. Anche qua c'è una po' di speranza che questa fase ribassista così forte possa quantomeno rallentare, perché siamo in prossimità, non ancora a contatto, comunque in prossimità di un supporto che è a 6,80, 6,70 circa come area, 6,79, siamo ancora abbastanza. Siamo a 8,10, quindi saliamo a 6,80. Abbastanza più alti rispetto a questo parametro, sì, io sto guardando sul settimanale, quindi la strada che ha già fatto avvicinandosi a questo supporto è già tanta. Quindi spazio in teoria per scendere ancora ce n'è un altro po', ecco, quindi sarei ancora prudente proprio sui bancari, non andrei a cercare inversioni pericolose, continuare a fare media, perché i rischi sono molto molto alti. Stesso discorso per l'Emilia Romagna o cambia qualcosa?
Dunque, per quanto riguarda Viper, anche questo è un titolo che ha subito una bella accelerazione ribassista nel momento in cui ha ceduto i supporti, in particolar modo il supporto chiave era 7 euro e abbiamo visto non appena c'è stata questa rottura che cosa è accaduto, cioè uno scivolone veramente enorme. Situazione simile, tant'è che Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha addirittura rotto il supporto ulteriore che si trovava a 5 euro, in questo momento si trova sotto. Finché non dovesse recuperare i 5 euro, ricordiamo dal punto di vista tecnico che un supporto quando cede diventa a sua volta resistenza e quindi adesso è 5 euro cui occorre guardare come soglia al rialzo, e direi che fino a quel momento ci sono poche speranze, ecco, di poter andare ad individuare un segnale di acquisto. Occorrerebbe aspettare, se dovesse proseguire la discesa, di arrivare a 3,93, che è il minimo relativo precedente guardando al settimanale posto a luglio del 2013. Fiat Chrysler e Ferrari le ho in carico a 13,90 prima dello scorporo, come mai non stanno recuperando? Sono in grave perdita come piccola e piccola risparmiatrice, ci scrive Luigina da Pavia, che ci fa i complimenti, la ringraziamo Luigina. Allora, la situazione di Luigina non è unica, insomma ce ne sono tanti telespettatori che si trovano in tale situazione. Attualmente su Fiat Chrysler siamo a 5,90, oggi è in calo dell'1,34%, fa fatica ad arrestare la fase discendente che sta registrando il titolo oramai dall'inizio 2016, potrebbe aver trovato un supporto importante proprio su queste quotazioni qua, però dimmi tu che sei un esperto, Enrico. Sì, esattamente, a 5,90 ci passa un piccolo supporto, quindi potrebbe anche in questo caso agevolare un rimbalzo di breve termine. Una situazione simile, diciamo, per tanti titoli. Il trend è ribasso, però siamo vicini per molte situazioni a dei supporti di breve che potrebbero agevolare un recupero. E in ogni caso io non mi farei invogliare a comprare a piene mani in questa situazione, ripeto, comprare con basse quantità se si vuole entrare in acquisto, se ha liquidità e con stop stretti, non mi stancherò di ripeterlo perché purtroppo vedo situazioni abbastanza drammatiche, ne abbiamo parlato anche fuori onda questa mattina, tanti risparmiatori che chiamano e hanno delle perdite veramente molto consistenti derivate dal fatto che quando cedono i supporti purtroppo non applicano lo stop loss. Certo. Anche Fiat è inserita in un trend al ribasso, l'avevamo già fatto rilevare secondo me in un collegamento precedente qualche settimana fa, il cedimento di 7 euro. Sì, 7 euro è stato veramente brutto, e c'era una sorta di triangolo anche che si era formato in quel momento, sì. E da lì i prezzi hanno accelerato al ribasso. Siamo sotto anche le medie mobili, soprattutto quella a 200 periodi, che è sempre un indicatore tecnico importante da tenere monitorato, per cui prudenza anche su FCA, non vedo grosse opportunità, ecco, o adesso o rimbalza adesso oppure rischiamo di ritrovarcela a 5 euro forse anche. Ma per chi ce l'ha in portafoglio? Per chi ce l'ha in portafoglio aspetterei di vedere un attimo a questo punto che cosa succede sul minimo di questa settimana, quindi se parte un rimbalzo e si riesce a tornare sui prezzi di acquisto, se si è sovraesposti alleggerirei la posizione. Certo. E se invece si è molto distanti dai prezzi di acquisto inizierei a pensare su un cedimento dei minimi di questa settimana di chiudere la posizione in perdita. Cioè se rompe o comunque se conferma il trend ribassista di queste ore siamo sui, cos'è questo, il prossimo target ribassista è 5,36. Poi si arriva al 5 euro tondo tondo e quindi insomma valutate voi le vostre posizioni. Ferrari invece? Ferrari qua è più difficile fare un'analisi settimanale perché è un titolo che è quotato da poco in Italia e in ogni caso possiamo già vedere che anche in questo caso il trend è al ribasso e io penso che potrebbe tornare interessante Ferrari solo su un ritorno sopra i 37,50. Attualmente anche qui aspetterei, rimarrei sinceramente alla finestra. Entrato su Cattolica Assicurazioni a 6,10, adesso?
Bella domanda, adesso andiamo a vedere innanzitutto il grafico che ci può aiutare. Allora, Cattolica adesso si trova a 5,85, il che comunque sia non è un prezzo lontanissimo dal prezzo di carico. Tempo tecnico alla MF Pro. Sì, già individuata. Allora, vai, prego. Siamo qua con un bel supportino che è a 5,90, peccato che in questo momento lo stiamo sbavando, stiamo scendendo sotto questo supporto. È più importante la chiusura settimanale rispetto a quella daily, a quella giornaliera, quindi bisognerebbe aspettare domani per vedere in chiusura che cosa succede. Se dovesse chiudere sotto a questo livello, quindi sotto 5,98, sarebbe un segnale di rafforzamento del trend al ribasso, anzi sarebbe un segnale ribassista, perché attualmente siamo laterali più che al ribasso su un grafico settimanale, e quindi sotto 5,90 in chiusura settimanale io chiuderei la posizione, non sarei investito su Cattolica. Andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori. Buongiorno Emeric, dove vedi la prima resistenza del titolo Intesa in portafoglio a 2,57? Grazie Fabio, che salutiamo. Allora, Intesa San Paolo, un altro tema che piace, ahimè, che è fondamentale per i nostri telespettatori, perché parecchi ce l'hanno in portafoglio. Oggi sta rimbalzando bene, il rialzo del 3,75, rimane comunque sia uno dei finanziari che tiene meglio in questa fase su tutto il comparto italiano. Detto questo, rimbalza agevolata anche dal supporto che vediamo in area 2,22-2,20, quindi ha già iniziato a sentire questo livello di supporto, però il trend rimane a ribasso, per cui vale più o meno il consiglio dato fino a questo momento. In presenza di un piccolo supporto, se si vuole comprare puntando a un recupero di breve termine, lo si può fare con stop sotto il supporto e con quantitativi non elevati. Se e quando il mercato dovesse ripartire, sto preparando due ingressi in Campari e Moncler. La ritiene una buona idea? Grazie Michele da Sinigaglia. Dunque, li recupero al volo. Campari solitamente è uno dei titoli difensivi migliori del nostro listino, però ovviamente anch'esso ha perso parecchio, eh. Oggi tra l'altro ha perso parecchio, anche se ha un supporto a 7,30 che ha già sentito una prima volta, adesso è 7,66. Il problema è che la forza che sta esprimendo, perché è riuscita a esprimere un po' di forza, specie la settimana scorsa, non è stata sufficiente nemmeno a ritornare vicino ai massimi assoluti che sono stati fatti a dicembre. Però non è male un'eventuale entrata su Moncler, perché c'è una trend line ascendente partita col minimo di inizio gennaio 2015, formata poi coi minimi di agosto 2015, che è stata testata a metà gennaio e ha retto, è ripartito il movimento a rialzo, poi a inizio febbraio è ridisceso, non l'ha ancora testata, però questa qua sembra una buona trend line solida. Sì, tra i due mi piace quasi di più Moncler. Se dovesse rompere la trend line ribassista che si vede benissimo sul settimanale, andando ad unire il massimo di agosto 2015 con il ribalzo che è stato fatto a novembre, metà novembre del 2015, con i prezzi della scorsa settimana, si vede benissimo questa trend line. Allora, aspetta un attimo, rimaniamo un secondino su Campari. L'eventuale entrata potrebbe essere un'occasione rischio rendimento, se magari il titolo arriva a 7,50, non rompe, ti dà la possibilità di mettere uno stop abbastanza stretto sotto i minimi di metà gennaio, quindi 7,35, per poi eventualmente andare a riprendere l'8,20 addirittura. Esatto. Non è male come possibilità di operazione, però non adesso, perché adesso 7,65 è troppo alto. Se scende e arriva intorno ai 7,50 potrebbe essere interessante. Sì, Moncler sì. Invece mi dicevi, allora lo vado a prendere così lo vediamo insieme. Prego, prego, ripetimi tutta la strategia così la vediamo bene. Sì, stavo evidenziando su Moncler come ci sia una trend line ribassista. Allora, dimmi quali... Che si può tracciare dai massimi di agosto e inizio... Scusa, un attimo che... Agosto 2015, sarà. Agosto 2015, esatto. Ok, a scendere, perfetto. Tocca i massimi del... Sì, la vediamo, eccola qua. È molto bella questa, ci siamo addosso. Sono stati sfiorati la scorsa settimana.
Attualmente il trend a ribasso tiene ancora, ma se dovesse essere forzata questa trend line, e quindi all'incirca verso i 14,15, 14,20, in chiusura settimanale potrebbe dare il via a un bel segnale di inversione rialzista. Ah sì, questa è una bella, anche questa è una bella situazione su Moncler. Molta attenzione per i nostri telespettatori, magari monitoratelo, perché veramente non è male come evento. Sì, non entrerai adesso, però è un titolo da tenere monitorato attentamente. Tra l'altro c'è anche un'altra trend line che qua andiamo un po' nel... un po' costruita così, ma rimango con la tua strategia che va più che bene. Allora, mi dicono dalla regia se c'è una telefonata, però mi sfugge il nome. Marco da Bologna, buongiorno Marco. Marco, mi sente? Non c'è Marco, andiamo avanti. Allora, Daniela è l'unica che ci fa, che ci piace, va bene. Salve Matteo da... potreste fare un'analisi su Ferrari, l'abbiamo già fatta, Finmeccanica. Sì, allora, Finmeccanica. Finmeccanica è stato un cavallo di battaglia, direi, di tanti nel 2015, purtroppo questo cavallo di battaglia attualmente sembra avere un po' il fiato corto, e anzi ha una zampa forse anche un pochino ferita, perché ha ceduto il supporto che è a 10,60 euro. E siamo scesi fino a 10,30 e non è un buon segnale questo, perché era un supporto importante che è stato tenuto per tutto il 2015, da quel livello più volte il titolo aveva rimbalzato verso l'alto, quindi il cedimento di questo livello non è un buon segnale attualmente. E non entrerei, quindi non prenderei in considerazione di entrare su Finmeccanica a meno che non riesca a riportarsi in chiusura giornaliera, o meglio ancora settimanale, sopra i 10,60, consolidando sopra questo livello. Non è bella la situazione di Finmeccanica, ecco, la rottura degli 11 euro in primis, poi anche quella dei 10,40, non è bella, perché aprirebbe la strada eventualmente a questo massimo relativo di dicembre 2014, stiamo parlando di 8,34, quindi siamo molto lontani da... Non so se c'è qualcosa di... Configurazioni grafiche simili purtroppo le abbiamo viste su bancari come Popolare di Milano e Popolare dell'Emilia Romagna, e sappiamo quando hanno ceduto i supporti che fine hanno fatto i titoli, i prezzi dei titoli nelle ultime settimane. Molta attenzione. Dovesse ripetersi la stessa cosa anche su Finmeccanica o una situazione simile, potremmo avere una bella discesa verso gli 8 euro. Beh, in realtà c'è il massimo del 2011, lontanissimo come massimo relativo, che è più o meno sui 9,25, quindi ci sono una serie di supporti intermedi, però nonostante questo il target degli 8,10 è forte, diciamo. Se dovesse quantomeno deve suonare un campanellino d'allarme. Esatto. Va bene, allora andiamo avanti con i messaggini. Buongiorno, supporti e resistenze di Biper l'abbiamo già dati, grazie Nino. Buongiorno e complimenti, volevo sapere dal dottor Dallabona, che non è Dallabona, analisi di Banca Mediolanum, grazie Maia da Vicenza, non è Dallabona ma è Malverti, comunque sia la domanda rimane. Mediolanum lo potremmo accomunare un pochino con Intesa, quantomeno per il fatto che sono titoli bancari che hanno perso meno di altri, un po' più solidi, e quindi sì, è uno di quelli che comunque va tenuti più monitorati con più attenzione tra i bancari, secondo me, in ottica di medio periodo. Attualmente ha frenato un po' la sua velocità di discesa, ha trovato un piccolo supporto a 5,60, e nel caso in cui l'indice riesca a frenare la sua corsa potrebbe essere uno dei bancari cui guardare con un pochino più di serenità. Forse il pizzetto che ha tratto in inganno i nostri telespettatori. Allora, buongiorno, potrei avere un'opinione su Generali che sta cedendo brutalmente, grazie Marina. Allora, Generali, certo che si può avere, assicurazioni 12,53, anche oggi in calo, meno 1,49%. Prego. Generali purtroppo l'avevamo commentata, se non ricordo male, una settimana o due fa, in coincidenza con le dimissioni dell'amministratore delegato che è passato a Zurich. Da lì il titolo ha iniziato a scendere in modo molto pesante, rafforzando il suo trend a ribasso col cedimento del supporto 14,45.
e io lo sto guardando sul grafico settimanale, che è sempre quello che mi piace di più per l'ottica di medio periodo, e il supporto più importante che vedo a questo punto è a 11,80, ancora un pelo distante dai prezzi attuali. È una classica fase che assomiglia a quella del coltello che sta cadendo, per cui cercare di afferrare il coltello in caduta libera è molto pericoloso, si rischia di afferrarlo dal parte della lama e di tagliarsi. Questo titolo però, correggimi se sbaglio, quando trova il supporto ha uno spazio di rimbalzo che è esagerato, cioè potrebbe portarsi fino anche alla al pullback della trend line precedentemente rotta a inizio gennaio, quella più o meno intorno ai 15,54, potrebbe ritornare addirittura ai 16, con analisi tecnica permettendo. Sì, non è escluso, potrebbe accadere. Però deve prima trovare una bella base solida. Anche questa settimana è il 9,21 nel giro di neppure 4 sedute, per cui ripeto, è un po' la classica situazione del coltello che sta cadendo. Occorre aspettare un attimo che i livelli si stabilizzino un po', la forza dei compratori riesca a riequilibrare quello dei venditori. No, deve trovare la base da cui ripartire, che ancora non c'è. Quando lo trova, questo è un bel titolo da monitorare. Buongiorno a Fabrizio D'Asti, l'ultima telefonata di oggi. Fabrizio, mi sente? Sì, la sento. Mi dica. Volevo sapere un'analisi tecnica sul titolo Prelios e sul titolo Gabetti, che stamattina perdono parecchio, soprattutto Prelios. Certo. Vuol sapere che prospettiva c'era in futuro di questo titolo qua, perché ho capito. Grazie mille Fabrizio, alla prossima. Grazie. Allora, ahimè, il titolo Prelios è in balia dell'aumento di capitale ed è per quello che comunque sta perdendo parecchio. Attualmente è su zero. Attualmente mi dispiace non dare notizie positive, però dal punto di vista tecnico il trend è inesorabilmente al ribasso, si è addirittura rafforzato col cedimento dei minimi di novembre del 2014, e quindi le prospettive secondo me non sono buone in questo momento. Non so neanche cosa dire, perché comunque sia la rottura di 0,20 ha fatto un candelone, tra l'altro quello di oggi, che ha portato a 0,1460. Tentare di chiudersi con se rimbalza, questa è l'unica cosa. Però non è bella questa. Bisognerebbe sapere, poi valutare anche caso per caso il tipo di esposizione che uno ha. Certo. Sicuramente io ribadisco con forza, cerco di mostrare soprattutto i supporti in questi collegamenti, perché credo che siano tecniche semplici, ribadisco la portata di tanti. Quando c'è da dire che qua c'è stato pure il salto dei prezzi, quindi lo stop, se uno l'aveva messo sotto proprio il minimo di metà gennaio, non lo prendeva neanche, però insomma l'avrebbe preso dopo. Sì, comunque si sarebbe salvato, diciamo, si poteva salvare il salvabile ancora. Certo, assolutamente. Va bene, Gabetti velocissimo. Sì, un attimo solo. Gabetti, questi sono titoli piccolini, è sempre difficile operare su questi titoli che il giorno che partono magari ti fanno super performance, però diciamo che deve esserci una ragione alla base della partenza, perché sennò poi è anche difficile operare, perché la liquidità non è certo quella delle big capitalizations, e quindi se vogliamo spendere due parole bisognerebbe dire che sui titolini piccolini bisognerebbe operare in ottica speculativa quando c'è un trend consolidato delle borse al rialzo, altrimenti in fase discendente l'illiquidità del titolo accentua le discese e quindi li rende ancora più pericolosi. E qua la situazione non è drammatica come quella che abbiamo appena visto anche su Gabetti, però di analogo c'è il cedimento del supporto di gennaio del 2015 e quindi è un pessimo segnale, un segnale di ribasso abbastanza forte, quindi certo. Se l'avessi in titolo io in portafoglio avrei certamente liquidato la posizione. Vabbè, però non ce l'hai tu in portafoglio. Buongiorno, leggendo le varie raccomandazioni sul web, lunedì ho caricato il portafoglio di Ferrari, che prospettive ha? L'abbiamo già fatto Ferrari e non erano stupende, però possiamo darlo, dai, ripeterlo, che stop loss mi consigliate? Lo stop loss possiamo sicuramente darlo al nostro amico Massimo da Brescia. Su Ferrari? Sì, sì.
Ah, direi sui minimi di questa settimana, che sono a 32 euro. Buongiorno, su che titoli consiglia di entrare il vostro esperto in questo momento? È meglio attendere? Grazie Fabio, solitamente non rispondiamo a queste domande, però se c'è qualche titolo che ti piace particolarmente, Enrico? Ma il numero è abbastanza ristretto, perché non è che ci siano così tante occasioni. Sinceramente è un titolo di cui si parla poco, però è uno dei pochi titoli, se ne devo dire uno, Snam. Che è un solido trend al rialzo. Non entrerei adesso perché ha fatto il run up da cui sta ritracciando, però è un titolo che, a differenza di altri, è in trend rialzista, e quindi in una correzione che ci porti verso i 5 euro, i 4,80 euro, lo prenderei seriamente in considerazione. Può essere un bel momento di entrata, sì, assolutamente. Beh, in realtà c'è il 4,90, sì, che è poi una trend line, quella partita con i minimi di agosto. Esatto, se dovesse tornare verso quel livello, sì, credo sì. Che un pensierino... Vabbè, sembra anche molto solido comunque sia rispetto a una borsa che sta perdendo tantissimo, Snam regge. Livello di ingresso sul future del DAX e supporti, Gianni da Vicenza ci chiede. Allora, il DAX, andiamo a prendere direttamente il future, 9.462 punti è l'attuale quotazione del DAX, forse i minimi, quant'è? I minimi 9.250 può essere un interessante punto d'entrata per il DAX? Sì, direi di sì, tutto sommato il DAX sta tenendo abbastanza bene, ha perso meno rispetto alla borsa italiana, e riesce ancora a reggere sopra al supporto di 9.290, se vedo bene, 9.280, resto già 1, 2, 3, 4, 5, almeno 6 volte sul grafico settimanale a partire dall'agosto del 2015. Sì. E quindi lì si potrebbe pensare a un acquisto con uno stop loss abbastanza stretto. Enrico, siamo in chiusura. Grazie mille per essere stato con noi, MC Capital. Enrico solitamente i suoi consigli li fa pagare essendo un gestore, grazie per essere qui con noi e per darceli gratis a noi, i tuoi livelli più che i consigli. Grazie a voi. Grazie Enrico, alla prossima.